abbiamo fatto una raccolta, stornando parte dei ricavati delle ultime tre partite, come ho annunciato qualche tempo fa, quindi invitando una presenza sempre maggiore da parte dei cittadini teramani per donare a chi ha sicuramente più bisogno di noi in questo momento una parte di un piccolo sostegno. Certo, non è tantissimo, però sicuramente un segnale che deve dare per noi deve essere un contributo affinché tante altre associazioni chi può fare deve fare. Noi vogliamo essere da stimolo, deve essere veramente un dovere che noi dobbiamo far crescere dentro di noi nell'aiutare chi ha più bisogno in questi momenti particolari. Poi naturalmente noi ci stiamo adoperando anche in tanti altri modi. Credo che sia molto importante che anche nel mondo sportivo, così come in tante realtà che sto potendo constatare qui nella nostra diocesi, ci sia anche un'attenzione a costruire una mentalità che sia davvero di condivisione, cioè che non siano realtà isolate. Soprattutto il mondo sportivo rischia, e questo è un preoccupante per i nostri ragazzi, perché molte volte vedono nello sport una forma di esibizione fine a se stessa e non un momento di crescita. Certamente alcuni poi faranno anche attività professionistiche, però c'è sempre il pericolo che lo sport diventi una forma di estraneità.